Da dividend man incallito, avere una costanza nella ricezione dei propri dividendi e nei loro importi mensili sembra essere un mantra di molti, perlomeno lo è per me. Se ti dicessi che si potrebbe raggiungere questo obiettivo solo con 3 ETF, ovviamente non sono 3 ETF che possono chiudere un portafoglio, ma potrebbero essere un'ottima base, delle ottime fondamenta per iniziare. Oggi ti volevo dare questo spunto di riflessione, sempre ricordandoti che questi sono solo spunti, appunto, come dicevo prima, di riflessione, e mai consigli di investire in questi prodotti. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo voglia acquistare, dove ti vado a raccontare la mia personale esperienza che mi ha portato a passare da un addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore incallito. Come si potrebbe creare un reddito ad alto dividendo costante ogni mese senza grandi oscillazioni di mercato? Bene, io ho selezionato questi 3 ETF a distribuzione trimestrale e per cui vanno appunto ad erogare 4 volte all'anno, in mesi alternati fra di loro, dei rendimenti da dividendo allo scopo di rendere un flusso di cassa costante. Nel caso si voglia andare a fare un portafoglio col 33% di ponderazione per ciascuno di questi ETF, cosa che però io personalmente non farei, il rendimento medio del portafoglio sarebbe al circa il 5,75% lordo. Niente male. Andiamo a vedere questi 3 ETF. A proposito, come sempre, vi lascio gli ISIN e i ticker in descrizione. Il primo è l'Invesco FTSE Emerging Market High Dividend Low Volatility. È un indice, il FTSE Emerging Market High Dividend Low Volatility, che replica i titoli azionari ad elevato dividendo da quelle azioni che sono a basse volatilità dell'indice FTSE Emerging Market. Il suo ticker è EMHD, fondo con 105 milioni di asset under management con un TER dello 0,49%. Replicazione fisica totale è un rendimento attuale da dividendo di circa l'8,33% lordo alla data di oggi, 4 settembre 2022, giorno in cui sto registrando questo video. Distribuisce i propri dividendi a marzo, giugno, settembre e dicembre. Ha 201 titoli nel portafoglio, di cui le prime 10 posizioni ponderano per quasi il 22%. In termini di allocazione geografica è sbilanciato principalmente in Cina e Brasile, che occupano da sole il 50% del portafogli, con il settore finanziario e quello delle materie prime che la fanno da padrona con quasi il 30% dell'allocazione totale. Le aziende più importanti nell'allocazione dell'indice sono Brandspar, ChinaChina e Coppel. Il secondo ETF è la Share Stocks Global Select Dividend 100. Questo indice, lo Stocks Global Select Dividend 100, replica i 100 titoli azionari appunto di questo indice, che è composto da 1800 azioni che pagano più elevati dividendi. Il suo ticker è ISPA, ISPA. Fondo con quasi 2 miliardi di asset under management con un TER dello 0,46%, una replicazione fisica totale e un rendimento attuale da dividendo del 4,76% alla data di oggi, 4 settembre 2022, giorno della registrazione di questo video, e ricordo che il dividendo è lordo. Distribuisce il proprio dividendo nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre. Ha 100 titoli nel proprio portafoglio, di cui le prime 10 partecipazioni vanno a ponderare circa il 20%. Sbilanciato in termini geografici, principalmente negli Stati Uniti, Giappone e Australia, che vanno a occupare da sole il 41% del portafoglio, con il settore finanziario e quello delle materie prime che la fanno da padrona con quasi il 49% dell'allocazione totale. Le aziende più importanti nell'allocazione di questo indice sono Fortescue Metals, Rio Tinto e Møller Maersk. Il terzo ETF è il più famoso di tutti, lo Spider S&P Global Dividend Aristocrats. Questo indice va a replicare i titoli azionari ad elevato rendimento di tutto il mondo. Il suo ticker GLDV, lo avete sentito sicuramente tutti. Fondo con quasi 1,3 miliardi di asset under management, un TER dello 0,45%, una replicazione fisica a campionamento ottimizzato e un rendimento attuale da dividendo del 4,13% lordo, sempre alla data di oggi, 4 settembre 2022, giorno in cui sto preparando e registrando questo video. Distribuisce il proprio dividendo a febbraio, maggio, agosto e novembre. Ha 96 titoli in portafoglio, di cui le prime 10 partecipazioni ponderano per circa il 20,3%. Sbilanciato principalmente in USA e Canada, che da sole vanno a occupare più del 54% del portafoglio, con in questo caso settore di utilities e finanza che la fanno da padrona con quasi un 48% dell'allocazione totale. Se andiamo a vedere le aziende più importanti, troviamo l'LTC, un REIT, H&R Block, South Jersey Industrial ed Universal. 3 ETF che seguono 3 indici diversi con allocazioni diverse e in paesi diversi, anche diversificati in termini settoriali, soprattutto il terzo rispetto ai primi due.
Da puntualizzare che il fondo potrebbe decidere di andare a modificare i mesi della distribuzione, ma attualmente, essendo queste le prerogative, sono comunque una buona base, a mio parere, da poter utilizzare come fondamenta di un portafoglio da dividendo totale. Ovviamente sono sempre da approfondire, come tutti gli strumenti finanziari, non è che perché siano ETF vanno buttati così a random. Cosa che io ho fatto e che dovreste fare anche voi nel caso questi tre ETF o uno di questi tre vi interessassero per questa o altre strategie che a voi sono care. Non prendete mai le mie considerazioni o quella di altri YouTuber alla lettera, ma usate la vostra testa, sviluppate il vostro senso critico e di analisi. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice su per farmi crescere su questa piattaforma. A te costa un attimino, ma per me, come puoi ben immaginare, significa il mondo. Se sei nuovo su questo canale, ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche, così che tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto, e non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci ad un nuovissimo video. A presto, ciao!